si chiama, il presidente si chiama Anthony Blanchard, io... non si chiama Francesco. No, 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 Anthony Blanchard, io ho avuto la fortuna di conoscere alla comida de gala, sì, al congresso di quest'estate di agosto. Una persona molto, molto intelligente, molto colta e anche, sì, che parla un po' di italiano, anche abbastanza bene. Sì, perché ha avuto relazioni commerciali con l'Italia. Ci raccontava in particolare con l'Emilia Romagna e ha avuto sì, delle sì, appunto. Allora, Joaquin, sono le 23, noi ti ringraziamo di essere stato, sì, con noi, come al solito. Insomma, questa è la prima, lasciami dire che questa è la prima, il mio primo intervento come socio della Peña di Roma. Esattamente, hai ragione, è vero, questo è il tuo primo intervento come socio della Peña di Roma. Come il socio numero 97 della Peña di Roma. esattamente. Poi dopo ci abbiamo il signor Leonetti che ci racconta un po' di cose dal Ticino che ti aspetti velocemente? Siamo tutti un po' preoccupati per questo settembre che sarà pieno di partite del Barça e poi quella maledettissima partita con l'Atletico alle 22 di sera. Sì, ci abbiamo un po' di io paura, sono molto preoccupato. Abbiamo parlato in privato io e te di questa partita. Io sono molto preoccupato per questa partita perché sarà molto difficile alle 22 ore un martedì, mercoledì. Alle 22 ore sarà freddo. Non mi piace, non tengo buone vibrazioni per questa partita. Sarà molto difficile. Atletico che non sta facendo una buona stagione. Non mi piace questa partita. È piena di insidie, ma comunque poi ne parleremo nella prossima puntata che ci avviciniamo a, appunto, anche a Barça Atletico. Sì, Joaquin, sì, grazie, un abbraccio. Sarebbe forte. Molto grazie, difficile quella partita. Esatto. Grazie, saluti a tutti, buonasera. Buonanotte. Ciao Joaquin. Buonasera, buonanotte. Ciao. Che ti è sembrato, Joaquin? Un grande, grande intervento. Dimmi. Costa Rica, Panama, c'è il risultato? Ci chiedono il risultato di Costa Rica. No, voglio sapere io. Vediamo. Ti chiedo io. Costa Rica, Panama, ci chiede Alberto, al di là dell'acquario. Vediamo. 3-1 per il Costa Rica, è finita. 3-1 per il Costa Rica. Cioè, qui c'è stato un risultato incredibile. 9-3 il Guatemala con San Vicente Grenadine, ma lo 0-0 il Messico con l'Honduras. Parliamo delle qualificazioni alla Coppa del Mondo in Nord e Centro America. Dicevamo che praticamente... Ma qua da addirittura 2-0 Costa Rica Panama, no 3-1. Ma a me mi è dato 3-1. Non so che dire. È strano, eh? Allora forse questa è addirittura la fine, sarà forse... Sì, è finita. 3-1 con il rigore al 92esimo di Tejeda che ha accorciato... Allora, questo sito non va bene, prendiamo un altro. E dicevamo, quindi, perché io so che Joaquin mi ha raccontato, insomma, le vicissitudini del povero Zambrotta, a Barcellona, sostanzialmente. 3-1, disse, questo sito è più attendibile, sì. Quell'altro stava... Non era aggiornato. E quindi per questo Stefano, insomma, lui è rimasto molto, molto scottato da questa cosa. Allora, ci abbiamo anche Vittorio Pegone che, insomma, ci ricorda di dirlo, ma adesso io lo avrei detto perché lo andavamo a prendere delle notizie, su torinoblaugrana.eu, la pagina web della Peña barcellonista di Torino. Allora Stefano, sono le 23:05, dobbiamo mantenere i tempi questa sera. Perfetto. Andiamo nella pausa, così riprendiamo dal Canton Ticino il nostro mitico Leone, Sergio Leonetti, e poi da Somma Vesuviana, se ci risponde, che i nostri redattori oggi avevano impegni personali, d'altronde. Anche questo ci sta e quindi lo facciamo. Sentiamo se ci risponde Francesco Bonacura.
Nel frattempo, insomma, una canzoncina la mettiamo, anche perché sennò i nostri amici sempre ad ascoltare qualcosa. Ecco, visto che parliamo di quello che può giocare il sostituto, è una canzone di un gruppo catalano, si chiamano Elsa Mix de la Hearts 433. Oh, dedicato al Barcellona. Tipico, esatto. Modulo che adotta il Barcellona. Che adotta il Barça. Mettiamo subito. Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història. I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa. La porta per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols, vaig m'enduc una carbassa. I una defensa de 4, amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment. Si les coses van mal dades, penso planta l'autobús. 4 frases mal comptades i que passin els minuts. Olele, olala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Olele, olala, sisplau poco picante, que no puc suportar. Reservo a la banqueta un parell de melodrames. Fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames. I de 4 caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les ve baixes que m'esforço en remarcar. Deixant-se caure a l'esquerra, pivot recuperador, fixo la mirada a terra si la cosa va pitjor. De mitja punta fent boia, una cita intertextual, direm agrada en Paul Auster, és boníssim tal i qual. I tota l'artilleria la concentraré al davant, a l'esquerra el Martin Kodak, provant d'evitar l'orsai. Ulele, ulala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. D'extrem dret deixaré caure, calla Sant Miquel del Fai. Tinc caseta i calestaura, i els aquari em queixem guai. I de carrilers per banda, somriures adolescents, tan repetits, tan estudiats, tan entrenats digitalment. Ui, amb la meva gran jugada, 4 notes a unisó, et faig cometre una falta, dius, adoro els cantautors. Davanter centre molfacte i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba. Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts. Què? Els Amics de les Arts. Un grup de què? Música. Ah. Sí, de música. És que jo el rock català no... No... No. No, bueno, tampoc és que... Que què? Que no és ben bé... No saps aquella que diu "ho sento molt"? Com? No, res, tranquil. Et porto a casa? Ulele, ulala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Ulele, ulala, demà hi ha la repesca i ho provarem d'arreglar. És el millor que hi ha. Olé, olé, olé,
Eccoci dopo la mischia della SARS con 433. Siamo rientrati, caro Stefano. Eccoci qua di nuovo. E ci abbiamo il collegamento. Vabbè, Alberto, insomma, il leone della foresta, tutte queste cose. Così, questa famosa retorica rosarina, tipica dei bar, dei caffè di Rosario o di Buenos Aires. Ma insomma, è la colonna portante della Peña barcellonista del Ticino. È la colonna portante di tutto il movimento peñistico italofono che riguarda tutte le sezioni della polisportiva, perché se tu vai a Barcellona, Sergio ti sa dire dove devi andare, a che ora devi andare e che cosa devi andare a vedere oltre al football. Quindi un abbraccio e un saluto enorme, l'avete riconosciuto, al nostro grande Sergio Leonetti. Ciao Sergio. Ciao Stefano, ciao Max e ciao Alberto. Tu mi hai lodato troppo. Vabbè, dai. Allora, gli orari li so perché guardo anch'io internet, non è che faccio chissà che cosa, quindi non è che... Vabbè, sì, però dobbiamo anche dire, mo adesso al di là delle nostre insomma battute scherzose eccetera, però dobbiamo anche dire che tu hai dato l'opportunità a tantissime persone di uscire dal calcio, per un momento uscire dal calcio, no? Se l'amore per il Barça che riguarda i colori, i valori, la storia, non può riguardare solamente Messi, Neymar e Suarez, ma deve riguardare anche Viran, per esempio, no? Esatto, io come ben sai, come ben sappiamo, il calcio è lo sport principale, certo. In effetti il club è il Football Club Barcellona. È logico che ci sono queste altre squadre, tipo la pallamano che hai citato adesso con il nome di Viran, il calcio femminile ad alti livelli adesso, dopo il calcetto, il basket, sotto lo stesso cappello. È logico, noi calciofili di principio seguiamo il pallone numero 5, quello più grande, no? Nella pallamano usano il 3, quindi il pallone più grande. E niente, dopo sai, per me il Barcellona, come ben sai, è tanto, no? Nel senso, mi piace anche altri sport e li seguo veramente volentieri. Nella pallamano, come ben sai, ho la fortuna di avere mio cugino di secondo grado che gioca in prima squadra, che tra l'altro stasera ha segnato un gol, dopo ne parliamo. E niente, la mia passione per il Barça non è solo basata sul calcio, ma anche sulle sezioni sportive. Però ecco, la tua passione... Mi sono allargato per dire questo. No, vabbè, ma a parte questo. Però la tua passione che ci hai trasmesso, insomma, ecco, ce l'hai trasmesso tramite i gruppi di Facebook, ce l'hai trasmesso tramite i tuoi interventi alla nostra radio, e questo ci ha permesso anche di conoscere una cosa che va, se si vuole essere, insomma, barcellonisti a 100%, non si può non conoscere, Sergio. Questo è no? Penso, sì, che sia giusto, sì. No? Esatto, anche perché se pensi il complesso del Camp Nou, esattamente di fianco c'è il Palau Blaugrana, dove le maggiori discipline le giocano lì, il basket, la pallamano, il, certo, calcetto. Quindi sai, il Barça, si può dire che la zona del Camp Nou è veramente un villaggio. Sì, sì. È un villaggio che un vero tifoso barcellonista, facciamo così, diciamo un socio almeno del posto può viverlo al 100%, ecco. Senti, allora io faccio questa cosa, visto che partiamo dal calcio, no? Perché poi vogliamo anche sapere da te che cosa ne pensi, che gioca, se saresti per far giocare Messi, far giocare Neymar eccetera. Poi io ti lascio nelle grinfie di Stefano Rizzo, perché così Stefano comincia un po' a conoscere un po' tutti voi,
Quindi con lui ti farà delle domande della sua professionalità da giornalista, non